dire che non ho sbagliato tante decisioni nella vita, ma più che altro perché mi piace prendere il bene e il male, no? Di quello che poi alla fine decido. Quindi non c'è una vera e propria risposta a questa domanda. La decisione migliore che ho preso, forse quando ho avuto mio figlio, sono quei momenti dove dici ma non è mai il momento giusto, e invece poi alla fine è stato proprio il momento giusto. Quando la gente mi riconosce per strada mi dice oddio c'è la Satta! E poi no, sono sempre molto carini e gentili, devo dire che sono fortunata, e mi dicono sempre sei meglio dal vivo. Ovviamente meglio sneakers. In aereo non dormo mai, più che altro perché ho un pochino di paura. La mia meta preferita per le vacanze è sicuramente la Sardegna, perché mi sento a casa, perché insomma provengo da lì, abbiamo il mare più bello del mondo, lo dico perché sono di parte, ma anche perché è vero, quindi non posso che dire la Sardegna, anche se amo viaggiare, amo vedere sempre posti nuovi, ma quell'isoletta lì la metto sempre al primo posto. Non mi piace andare a cena con tutti, sono molto selettiva, però appunto quando devo scegliere mi piace avere insomma le persone più vicine a me, che sono appunto i miei amici storici, le mie amiche più strette, il mio compagno ovviamente, mio figlio, la mia famiglia, insomma queste sono un po' le scelte. Il posto peggiore in cui rimanere bloccata in fila è sicuramente l'autostrada. Piatto must have sono le mie lasagne, io faccio le lasagne da paura. Infatti anche adesso al compleanno di mio figlio, insomma, il piatto che mi è stato richiesto è stato mamma mi fa le lasagne. Se non stessi facendo la conduttrice televisiva, in questo momento sarei una super sportiva, forse. Non farei domande proprio a nessuno, perché mi piace fare i beep miei. Ma mi piace molto vivere nel presente, anche se amo guardare i film anche dell'Ottocento, tutti quei film in costume, sono degli anni che mi hanno molto affascinato. Allora, siccome io ho un'allergia pazzesca al latte, una delle cose che desidero di più, un piacere enorme, sarebbe mangiare un donut gigante così proprio e gustarmelo. Mi piace molto fare i duetti, ho avuto un compagno di duetto, quindi tipo Acqua e Sale, Mina e Celentano, o se no ricordo con grande insomma divertimento Infinito di Raff, che è quando praticamente alle 6 del mattino chiudevi la serata in discoteca, io avevo all'incirca 17 anni, partiva questa canzone e tutti cantavano a squarciagola, poi come non si sa, però insomma quella devo dire che è uno dei cavalli di battaglia. Non mi piace mentire. Preferisco essere diretta piuttosto essere odiata, ma dico sempre la verità. Di volare, quella è una cosa che non mi piace, e poi forse anche di invecchiare. Non amo andare alle feste, figurati se mi ci imbuco, quindi forse anche no. Il primo film vietato ai minori che ho visto, ma forse quelli della Walt Disney. sotto sotto ragazzi ci sono dei messaggi incredibili, quindi... Ciao, sono Melissa Satta e se volete vedere altri video di Vanity Fair, cliccate qui.